c'è anche il vicepresidente del gruppo storico romano, ricordiamo, organizzate tutto voi, tutto quello che vediamo, tutti i grandi eventi come ci hanno detto prima sono organizzati dal gruppo storico romano. Ecco, ci hanno detto che vorrebbero alla letterina al sindaco maggiore supporto, maggiore partecipazione. Secondo lei, dalla sua esperienza, cosa serve a questa manifestazione per decollare ancora di più? Quello che chiediamo da tanti anni, sono 23 edizioni e sono 23 edizioni che chiediamo una partecipazione economica da parte dell'amministrazione. Quindi, tutte le spese ce le accogliamo. Secondo, per organizzare un evento del genere noi invitiamo associazioni da tutto il mondo della rievocazione e ne è prova questo evento dove ci sono spagnoli, francesi, daci, rumeni, bulgari, polacchi, tutto il mondo romano è rappresentato qui. Abbiamo bisogno che quando facciamo il progetto ci diano una risposta immediata. E vuol dire fare la pianificazione. I romani erano molto bravi a fare la pianificazione degli eventi, soprattutto nelle acque, e quando dovevano fondare una città prima vedevano se c'erano le sorgenti e se c'era la possibilità di fare l'acquedotto di adduzione alla città. La pianificazione è fondamentale per tutti gli eventi. Chiediamo una maggiore risposta immediata e una concertazione insieme a tutti i settori dell'amministrazione per poter fare un Natale di Roma degno di questa città. Ecco, secondo lei, con un supporto economico anche da parte del comune, si potrebbe fare cosa in più? Cioè magari costruire un piccolo colosseo qui dentro al Circo Massimo, fare qualcosa di un pochino più... Guarda, col sostegno noi potremmo avere questa manifestazione più sostegno ai rievocatori che vengono dall'estero. Quest'anno abbiamo 2000 rievocatori che, come vedi, hanno difficoltà a fermarsi, a andare negli ostelli. Adesso cerchiamo degli ostelli economici, eccetera, eccetera. Ma il comune ha delle potenzialità che potrebbe mettere a disposizione, primo. Secondo, vorremmo dare anche un supporto economico alle associazioni per venire. Noi ci invitano e ci danno almeno un contributo di 50% sulla bigliettazione. Come fanno in Francia, in Svizzera? In Svizzera e in Francia non solo il comune, ma anche le sovrintendenze aiutano, danno un supporto fattivo agli eventi. Qui ci lo dobbiamo quasi contendere con le unghie, strappare un consenso e poi le risposte avvengono 20 giorni prima. Ecco, e poi è incredibile perché poi le persone sfruttano, tra virgolette, il vostro lavoro magari per fare bella Roma quando basterebbe poco per renderla ancora più bella. Ma guarda la gente che è incuriosita, che quante persone vengono a capire, a vedere, a conoscere questa Roma, questa origine, ma soprattutto il fatto che Roma ancora vive di un sentimento d'amore da parte di molti, ma che non sono abitanti di Roma. Se uno parla con uno spagnolo gli vengono le lacrime, a un francese, questa Roma che ha lasciato un segno e che era sì un'entità geografica, ma rappresentava anche dei valori. Grazie mille. Prego.